Ben ritrovati dalla redazione della Vita del Popolo di Treviso. In queste ore sta arrivando il numero di Pasqua del nostro settimanale diocesano, che ovviamente ripercorrerà i momenti principali di questa settimana santa con alcune riflessioni dedicate alla festa più importante per noi cattolici. Altri temi trattati da questo numero, il numero del 24 aprile, è quello delle famiglie affidatarie. Siamo andati a intervistare alcune di queste famiglie dopo aver parlato dell'affido come istituzione grazie alla regione. Siamo andati a capire che cosa possono offrire a questi giovani. Poi parleremo anche dell'ENAIP, della formazione professionale che sta avendo un rilancio nella nostra regione, più alcune presentazioni di libri importanti come quello di Rumiz, che è andato a intervistare i missionari africani del QAM, i medici missionari con l'Africa. Per quanto riguarda invece altre riflessioni importanti per questo periodo, consigliamo un libro di un nostro sacerdote, Monsignor Antonio Marangon, sulla Terra Santa. Per quanto riguarda paesi e città, in questo numero affronteremo un problema molto scottante per i nostri imprenditori che ha avuto delle ripercussioni in questa settimana, quella dell'usura. Questi temi principali del numero pasquale, non mi resta che fare gli auguri a tutti i telespettatori di Telechiara e darvi appuntamento la prossima settimana.